è l'anno di Verdi. Per qualcuno sta già dicendo per fortuna che è finito, perché qualcuno non ne può più di cantare solo Verdi. Comunque è l'anno di Verdi ed è anche Natale, viene facile il connubio. Tra l'altro qualche anno fa questa idea era nata all'aeroporto di Parigi, dove c'era uno sciopero enorme, non si riusciva più a venire a casa, era il 23 dicembre, e come spesso succede i veneziani hanno avuto un'idea brillantissima, geniale. Ha detto: in questo momento di confusione, dove litigavano avvocati che gridavano, le compagnie aeree che non riuscivano a far partire gli aerei, quindi gente che dormiva lì da un po' di tempo, veneziani disse: perché non proviamo a cantare il Vapensiero in mezzo all'aeroporto? Così è successo. Effettivamente si è creato un attimo di pace quasi natalizia e di serenità, e tra l'altro è anche partito l'aereo, insomma, no? Noi siamo arrivati a casa poco dopo, benissimo, a Malpensa, tutto a posto. Da lì è venuta l'idea di cantare in giro dove capita, nei luoghi casuali. Io avrei fatto la cosa ancora più casuale, cioè sarebbe stato bello col coro che si pagava il biglietto del pullman, saliva su un pullman e vedeva in giro qual era il momento e il posto migliore per fare una cantata.